Buongiorno, oggi parliamo di Attila. Attila, re dei Unni, è dopo diventato imperatore. Nel settembre 406 d.C., in deserto Gobi, nacque Attila, un bambino mongolo che farà una carriera con nessuno dai suoi antenati non ha mai avuto, neanche dopo. Lui nacque in una carrozza. Sua madre, come tutti uni, nacque suo figlio e insieme a suo padre Munzuko, questo bambino terribile. Attila è chiamato da Papa Leon Magnifico il flagello di Dio. Flagello di Dio. Perché Papa diceva, tutta questa barbaria e tutta questa brutalità e barbaria sono la punizione di Dio per i nostri peccati. Io non lo so, però si sa che in quei anni e prima di lui un popolo molto selvatico parte prima per portare guerra con la Cina. I cinesi hanno sconfitto, li hanno spinto verso ovest e loro sono arrivati in Europa negli anni 300. Quando l'impero romano era arrivato fino ai Carpazi, dico che l'impero romano, quando si è ritirato dalla Dacia, è stato sostituito con i Goti. Goti sono venuti in Dacia e nel 350, come uni erano così forti, così pericolosi e barbari e crudeli, l'impero romano fa accordi di pace con questi uni e gli dà oro, molto oro. All'inizio loro erano pastori, avevano a nord di Mar Nero, in Ucraina, avevano le loro tende, le loro mandrie di animali, in speciale pecore. Poi, né trovando cibo, sono entrati sopra i Visigoti, sopra Goti in Dacia. Dopo che sono entrati in Dacia, l'impero romano, chi si era ritirato, stava sotto il Danubio, d'altra parte del Danubio. Visto che erano così forti, così pericolosi, brutali e selvaggi, ha fatto patto e gli dava oro. All'inizio gli dava 700 kg di oro. Poi questi hanno cresciuto la richiesta, così che gli dava 1.400 tonnellate d'oro, chilogrammi d'oro.
L'imperatore romano pagà il re Rua, zio di Attila, per difendere il loro impero. Dopo, come dicevo, prima dava 350 kg oro all'anno da parte dell'impero romano di Bisanzio, nest dell'impero. Poi, verso anni 400 davano, in 430 dava 700 kg, diciamo che hanno cominciato con 350 kg, e in anni 430 dava 700 kg oro, però in 442 romani pagavano 1400 kg oro ai Unni, per difendere la frontiera, la loro frontiera. Unni, arrivando in Impero Romano, si trovano bene, perché tutto questo oro che loro lo prendevano come tasse, li faceva non lavorare con le loro mandrie di pecore, e hanno cominciato anche a fare come guardia per l'impero romano. Anno 376, i Goti, sotto la pressione di popoli barbarici, questi uni vanno a chiedere asilo, come chiamiamo noi oggi, in Impero Romano. Però l'Impero Romano era un caos, era molto caos, perché i generali romani non erano più sotto comanda dell'imperatore, erano solo loro conto, e facevano cosa le parevano loro. Dicevo che in 376 i Goti entrano nell'impero per aiutare Romani a sconfiggere l'impero unico, però sono diventati problematici. All'inizio l'imperatore Valente le ha detto di aprire le frontiere, sono entrati, non si sa bene, 50.000 persone o 500.000 persone. Tutti si chiedevano come vivranno. All'inizio, dopo che sono passati frontiera, le hanno tenuti là fino a hanno finiti loro beni, i loro soldi, tutti i loro gioielli, tutto che avevano, davano solo per mangiare e per vivere ai romani. Questi non erano tanto onesti, diciamo, loavano quelle cose, non andavano verso a Roma. Questi hanno provato a diventare soldati, sono entrati a fare soldati. Alla fine si ribellano perché si sono stufati, sono rimasti senza niente. Hanno visto che hanno fatto una scelta sbagliata entrando nell'impero romano. Così che in 378 a Adrianopole, Goti, che erano quasi tre quarti di quelli passati nell'impero soldati, uccidono l'imperatore Valente e provoca un caos nell'impero terribile. Il 31 dicembre 406 un gruppo di Vandali, Alani, Suebi, Burgundi hanno invaso Gallia. Gallia è una provincia romana.
Gallia è attuale Francia. Impero era diviso in impero romano di Oriente, impero romano di Occidente, e impero romano di Occidente aveva la capitale a Ravenna e quello altro impero a Costantinopoli. Gli imperatori erano tutti e due dalla famiglia di Teodosiani, 1420, no, in anno 420. Zio Rua uccide altri re uni e mette le basi dell'impero uno. In questo tempo gli accordi con i romani andavano avanti. L'imperatore romano pagava Rua per difendere le loro frontiere a pagamento. Dopo, come dicevo, prima hanno cominciato 300 kg oro, dopo 700, per arrivare a 442 a pagare 1.400 kg oro ai Uni e difendere le loro frontiere. Come persona, ora vediamo un po' com'era Attila. Attila era un uomo piccolino e robusto, aveva una testa grande, più grande del resto del suo corpo, barba era tutta tagliata perché era una loro tradizione di non lasciare crescere la barba e tutta era tagliata. Era bruttissimo. Piccolo, robusto, con due occhi piccoli neri, capelli ricci, orecchie puntate, e assomigliava al diavolo, crudele e distruttivo. Chiesa di Roma si confronta con Belzebù, chiamato Attila. Questa diceva Papa Leone I, il Grande. Che un giorno esce, si dice, ne confrontiamo con il flagello di Dio e questo Attila è diavolo, diavolo crudele e distruttivo. E Roma si confronta con Belzebù. A questo tempo le bestie bipedi perché assomigliavano proprio a bestie, questi erano molto piccolini, capelli neri, ricci, occhi obliqui. Non avevano religione, non erano affidabili, non erano seri, senza nessuna religione, senza superstizione, senza niente, erano solo ossedati d'oro. Dicevo che in secolo 4, in anni 300, sono arrivati dall'Asia al nord di Mar Nero e mandano via, cacciano i popoli visigoti e ostrogoti che combattono. Si mettono loro. Poi a un certo punto, sorella dell'imperatore romano, Onoria, era una donna molto bella, molto carina, e li manda Attila. Però deve dire che Rua muore. Nel momento in quale muore Rua, l'impero va a Attila e suo fratello. Attila non era tanto contento di dividere un impero con suo fratello, così che lo assassina suo fratello. E in anno 425 l'impero uno diventa una potenza e Attila cresce in tempo di Rua e imperatore.
Onoria giusta vuole sposare Attila. Però l'imperatore non è contento, suo fratello, neanche sua madre, Gallia Placidia. Così che mandano in esilio loro figlie all'imperatore Teodosio a Costantinopoli e a questo punto chiede aiuto al Attila. E di qua esce una bella guerra, una bella guerra, perché l'imperatore non vuole dare, diciamo, niente regali di nozze a sua sorella. E Attila, come era diventato già generale, comincia una guerra. E Attila è sconfitto dai romani e va a vivere a Costantinopoli. A Costantinopoli l'imperatore Teodosio lo fa generale e lo mette a difendere le sue frontiere. Attila era un barbaro, brutto, crudele, e ha distrutto quasi tutto l'impero romano di Oriente, ha conquistato più città in Italia, tra quale Padova, Milano, però a Roma è entrato, però non è riuscito a stare, è stato sconfitto. In 453 muore affogato.